La rassegna stampa è offerta da Venerdì 14 ottobre, buongiorno a tutti e ben ritrovati con la rassegna stampa di Lecce News 24. Apriamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Berlusconi, con la sfiducia si vota, sottotitolo ridicolo, un governo tecnico, oggi la conta, incertezza sui numeri. Occhiello Bersani, penoso, Casini chiacchiere sulla legge di stabilità, scoppia il caso Prestigiacomo. Una curiosità, nella foto gli sbadigli di Bossi nell'aula semivuota. La curiosità alla stazione Tiburtina, l'inglese con la pecetta, underground, sì, proprio così c'era scritto sui cartelli nuovi fiammati messi alla stazione Tiburtina. Sulla destra Banca Italia, reintrodurre l'ICI, sconto sulla ricapitalizzazione delle banche, Piazza Affari perde il 3,71%, la proposta al Senato, l'esenzione sulla prima casa è un'anomalia, troppe tasse sul lavoro. Indignados al Ministero dell'Economia, la polemica, taglio basso a sinistra, festival Alemanno avverte Galan, nessun ministro rompa le scatole. E proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, in apertura l'economia, banche a picco, le borse in rosso, Milano peggiore d'Europa, meno 3,7%, lo spread torna a volare, timori per l'allarme Banca Centrale Europea sul credito. Sulla destra Banca Italia, ritorni l'ICI sulla prima casa, proposta del capo economista nell'audizione al Senato, pressione fiscale destinata a crescere. Ora la politica, Berlusconi, la fiducia o si vota, Prestigiacomo non voterò, la legge sui tagli ai ministeri, inchiesta escort, mandato di cattura per la vitola, Roma vuole sentire il cavaliere. Il premier parla alla Camera, nessun passo indietro, l'opposizione fuori dall'aula, Bersani, penoso, i radicali restano, Bossi mi ha convinto, Scajolani senza applausi, oggi la verifica, numeri incerti. Politica internazionale, Obama, Teheran è colpevole, volevano uccidere l'ambasciatore saudita, abbiamo le prove, nessuna opzione è esclusa. Togliete il visto all'ex terrorista, la procura brasiliana, Battisti deve andarsene, i giudizi contestano il rilascio del permesso, ritorni in Messico, in Francia, ma un ulteriore ricorso allungherà i tempi. E ora la pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, Acquarica di Lecce, a manco di 45.000 euro l'ufficio postale, il direttore agli arresti, finisce nei guai Giuseppe Antonio Pastore. Sulla destra l'omicidio di Sara, processo Scazzi a Taranto, la Cassazione non lo sposta, da oggi riprendono le udienze davanti al GUP, nessun condizionamento sui magistrati, respinta la richiesta avanzata dalla difesa. La Gazzetta di Lecce, arrestati in città due topi d'appartamento, l'emergenza furti, sono stati bloccati dagli uomini delle volante in via Pantelleria. In manette sono finiti un 25enne cittadino della Georgia e un 19enne bulgaro, entrambi domiciliati a Bari. Acquarica di Lecce, finisce nei guai il responsabile dell'ufficio postale, a manco di 45.000 euro il direttore ai domiciliari. Casarano, attentato notturno, distrutta l'auto di un ristoratore. Ugento, abusi su una ragazzina, anziano, condannato a 12 anni di carcere. A Lecce il sondaggio politico, Adriana Poli Bortone sbaraglia tutti, il PDL resta in testa, Io Sud al 10%. Lecce politica, Alfarano è un clima di caccia alle streghe. Tornando alla cronaca, Lecce una studentessa di 18 anni arrestata per droga. Nardò, maxi sequestro di formaggio alla muffa, emergenza, erosione, stamattina un vertice. Nuovo quotidiano di Puglia, apriamo con la cronaca, arrestato direttore delle poste a manco di 45.000 euro, la rassicurazione, nessun cliente perderà denaro. Casarano, bomba fatta saltare in aria, l'auto di un ristoratore. Lecce, case svaligiate in centro, catturati due immigrati. Violentò ragazzina, 12 anni, taglio centrale, il PM aveva chiesto 3 anni e mezzo, linea dura dei giudici. Il blitz nascondeva 120 grammi di marijuana, studentessa in cella. La decisione, l'ultima parola della Cassazione, Sara, il processo resta a Taranto. Il calcio, giallorossi sfortunati, si blocca anche Di Michele. E ora passiamo alle pagine interne di quotidiano, fotoreddi legittimi, multe annullate, accolti dal giudice di pace, ricorsi di decine di automobilisti sanzionati dai due apparecchi installati sulla circonvallazione. Dopo i verbali per la zona traffico limitato, i cittadini hanno un grande potere nelle loro mani. Amministrative 2012, verso il voto, il sondaggio tenta Loredana e Perrone sfida la senatrice, la Poli batte tutti, il sindaco si faccia avanti.
La vicepresidente della regione Capone, la persona migliore, va scelta solo grazie al lavoro di squadra. Poli Bortone, io Sud, la parlamentare la più amata, la gente è con me. Questi dati sono un premio alla mia onestà. Perrone, il primo cittadino in carica, premiata la mia amministrazione, il terzo polo resta perdente. Salvemini, la coalizione svela il suo appeal, ora confrontiamoci all'interno. Scacco alla criminalità, con le mani nella serratura, ladri scoperti e arrestati, svolta nelle indagini sui furti, a catena in casa, presi in due. Il sindaco, complimenti alle forze dell'ordine, garantiscono sicurezza a tutti i cittadini. Le reazioni, il capo della polizia elogia il lavoro dei suoi e ringrazia quanti collaborano con gli investigatori, la soddisfazione del questore, né rassegnati né sfiduciati. La tecnica per forzare le porte, un colpo e via, così il gioco era bello e fatto. Centro storico, marijuana, studentessa finisce in cella, operazione della Guardia di Finanza, tutto è partito dalla dose di eroina sequestrata al fratello. La decisione in aula oggi in Consiglio Comunale, via Brenta, l'accordo approda in Consiglio, al vaglio la variante urbanistica per i palazzi, cultura in crisi, Coreia, fiato sospeso e domani l'assemblea. De Giorgi, la protesta degli studenti di via Massaglia, radono lunedì, arrivano gli areatori. Provincia, prestiti agli studenti, 10.000 euro in 3 anni, presentato il progetto per la formazione, Gabellone, lo scopo è sostenere i processi di crescita dei giovani. L'emergenza erosione, oggi il vertice in provincia, mareggiate e liti, Gabellone chiama i sindaci. Allarme Adriatico, SOS a Otranto, la mappa del disastro, le spiagge degli Alimini inghiottite dalle onde, i rischi di un'estate 2012 decapitata. Acquarica, Poste, soldi spariti, direttore arrestato, Antonio Pastore di Cavallino, da ieri ai domiciliari accusato di essere il responsabile di un ammanco di 45.600 euro. Casarano, esplode la Y10 di un ristoratore, mistero, una grossa bomba artigianale scoppiata l'altra notte sotto la vettura parcheggiata davanti a casa del proprietario. Arnesano, vigili e manumori, più collaborazione, ci sarebbe la contestazione contro il nuovo comandante all'origine della malattia dell'intero corpo di polizia. Violentò ragazzina, condannato a 12 anni, Ugento, l'accusa aveva chiesto per l'imputato soltanto 3 anni, ma i giudici sono andati ben oltre. E concludiamo infine con lo sport. Pasquato, Lecce, fuori la cattiveria, l'attaccante veneto sprona i compagni di squadra in vista della delicata sfida di domenica al Ferraris. Mi sento coinvolto al 200% e voglio la salvezza. Gli avversari, Merkel, siamo il Genoa e non temiamo nessuno. Di Francesco per De Pezzi, anche di Michele K.O. dopo Ferrario e di Amutene, anche il bomber ha subito un infortunio muscolare. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Vi ricordiamo a tra poco l'appuntamento col nostro telegiornale. La rassegna stampa è stata offerta da.